Massimiliano Federica, lei si è lamentato molto con il governo e non è rimasto assolutamente soddisfatto delle risposte che ha avuto per quanto riguarda i fondi che mette a disposizione di esodati, pensionati, per il mondo del lavoro e per quelli che invece usa per l'immigrazione. Sì, perché per adesso sul mondo del lavoro il governo ha messo a disposizione 0 euro. Quindi dobbiamo ricordarlo che, malgrado le promesse e il fumo di Renzi, allo stato attuale non c'è nulla. Mentre abbiamo voluto fare un'analisi su quanto il governo sta spendendo per le politiche a favore degli immigrati, o comunque il costo che gli immigrati hanno per il paese, e superiamo i 10 miliardi di euro all'anno. Questo è un calcolo che abbiamo dovuto fare perché il governo nasconde queste cifre, non vuole dire ai cittadini quanto costano ogni anno queste immigrazioni incontrollate che il governo continua a favorire, anche con l'operazione Mare Nostrum, che non serve a difendere i confini, ma a portare dei clandestini dalle coste africane sul nostro territorio nazionale. Cosa invece propone la Lega Nord? Noi chiediamo di diminuire drasticamente queste risorse devono servire soltanto per contrastare l'immigrazione clandestina, non per favorirla, e utilizzare i consistenti risparmi, e ripeto, si parla di miliardi di euro, a favore di esodati, a favore del mercato del lavoro, per esempio, per diminuire il cuneo fiscale, insomma, per ridare una prospettiva occupazionale ai giovani o a chi ha perso il lavoro.